Pinera, Saverio Raimondo, Eccolo. primo anno come professore o già l'hai fatto? Allora, il primo anno come professore, se non altro qui allo IED, ma in assoluto sì, ho già insegnato, nel senso che ho tenuto e tengo dei corsi di scrittura comica, di stand-up comedy, però, come dire, istituzionalizzato è la prima volta. Sì. E allora, nelle nostre prime lezioni ci hai raccontato un po' della tua storia. Quindi a 18 anni hai cominciato a scrivere, a fare degli sketch A 18 anni ho cominciato professionalmente a professionalmente. scrivere, sì, perché credo che proprio le primissime cose scritte con l'intento di far ridere qualcuno, credo risalgano ai miei 13 anni. Ok. Sì, credo Quindi è avessi stato 13 anni. qualcosa che ti sentivi di farlo come hobby, come qualcosa che vedevi che ti piaceva, una passione così, e poi piano piano si è trasformato come lavoro? Sì, esatto, diciamo che vista anche l'età ho cominciato a scrivere a appunto cose con l'obiettivo che fossero divertenti a 13 anni, più che un hobby potrei definirlo un'attività masturbatoria, cioè l'età è Certo. proprio quella dell'autoerotismo, È no? coinciso È conciso, parallelamente. bravissimo, esattamente, esattamente. Ho avuto Sì. polluzioni anche umoristiche, come dire. E questo fino ai 18 anni, che se vuoi è anche l'età giusta, no? In cui perdere la virginità, Sì. e infatti è stata anche l'età in cui ho perso la virginità professionale, cioè ho cominciato a lavorare professionalmente con Serena Dandini come autore. Ecco, sì, posso dire di aver perso la mia virginità con Virginità. Serena Dandini. No, non so quanto lei sia contenta che io dica una cosa del genere. E quindi hai cominciato a lavorare con loro in un teatro, se non Dunque, sbaglio? all'epoca Serena Dandini era direttrice artistica dell'Ambra Iovinelli, Ok. che è un teatro qui a Roma, da sempre votato anche storicamente in qualche modo alla comicità. Era un teatro cosiddetto di rivista, e da quando poi è stato restaurato ed è tornato ad essere un teatro, ha sempre ospitato una programmazione tendenzialmente leggera, comica, ma non solo, comunque leggera. E nei primi anni in cui appunto l'Ambra Iovinelli è stato restituito alla città, era diretto appunto da Serena Dandini, e lei faceva una sorta di censimento di giovani comici tutti gli anni, e io mi presentai con il materiale che avevo scritto e i miei faldoni, feci un numero live e mi richiamarono una settimana dopo per dirmi che erano rimasti colpiti da quello che facevo. Ovviamente, ripeto, avevo 18 anni, dovevo ancora finire il liceo e ero sicuramente molto acerbo, ma trovarono interessante quello che facevo, e così mi chiesero se mi andava di collaborare ai testi, sia per degli eventi dal vivo, sia per un programma televisivo che si sarebbe fatto di lì a poco, che era Braccia rubata all'agricoltura, un programma della seconda serata di Rai 3, se ne fecero 2 stagioni, e io ovviamente accettai. Furono i primi soldi, ma fu anche una palestra, una scuola. Il miglior modo per imparare le cose è sul campo, e io ho avuto questa fortuna. Infatti, una cosa che mi chiedo è, nella carriera del comico, qual è il percorso? Perché ovviamente è particolare, molto a sé, personale, però è veramente qualcosa come se ti metti in proprio e quindi sei tu l'artefice, il fautore del tuo destino, oppure ci sta comunque un pattern, una strada più o meno comune che la maggior parte dei comici ha percorso? Guarda, il discorso che faccio credo che non valga più solo per la comicità o in generale per lo spettacolo, credo ormai valga, se non per tutti, per moltissimi settori professionali. Non c'è più un percorso, non c'è più un percorso, è saltato tutto. Forse verranno ridefiniti dei percorsi, ma in questo momento non ci sono delle strade precise. Diciamo che per quanto riguarda il comico, oggi il web offre una vetrina, non solo per il comico, in generale, e molti usano il web come una vetrina. Secondo me effettivamente è un'opportunità, però anche molto delicata, che può essere altamente controproducente da tanti punti di vista. Sì, In temo che di sì. senso? Intanto, col fatto che è considerata oggi la vetrina, quasi non ci fossero alternative, la provano tutti. Ma, come già cantavano a Sanremo molti anni fa, uno su mille ce la fa. E in questo caso è uno su 1 miliardo ce la fa. Nel senso che la platea è diventata larghissima, non la platea di chi Certo. guarda, ma proprio la platea di chi usa.
i social, in generale internet, per farsi vedere. Tanto che io ho anche il dubbio, e credo che presto diventerà una certezza, che quelli che sono online per farsi vedere siano molti di più di quelli che sono online per vedere. Cioè il rischio è che saremo tutti online per farci vedere, ma non ci... Quindi saranno più i creatori effettivi del pubblico rispetto ai visualizzatori, ai fruitori dei contenuti, eh? Io ho questa impressione. Vabbè, di sicuro, perché comunque internet, tutto questo mondo ti porta in prima persona a diventare sì fruitore, ma anche creatore dei contenuti. Esatto. Cioè devi essere in prima persona, ti sprona essere in prima persona. Bravissimo, bravissimo. Con il risultato che stiamo creando legioni, non credo di artisti, ma di persone ego riferite, di narcisi o di mitomani addirittura. Sì. Questo rischio c'è. Perché pensi questo? Da cosa l'hai visto? Beh, diciamoci la verità. Gli artisti in generale nella storia della società non sono mai la maggioranza. Certo. Sono una minoranza. È inevitabile che sia così. Perché ogni talento è un talento di minoranza. E così lo è il talento artistico. Non penso che le visualizzazioni siano un riconoscimento di una reale qualità. Ma questo in generale era così già in passato, prima di internet, anche gli incassi. Non è detto che il film di maggiori incassi sia effettivamente il film migliore. Quindi ecco, il punto è per certi aspetti antropologico, cioè è la vetrina che internet dà è una vetrina che potrebbe essere fuorviante. Anche perché non è detto che le visualizzazioni si trasformino in qualcos'altro. Certo. Alcune visualizzazioni si trasformano in sponsorizzate, no? Nel senso che alcuni sponsor poi ti cercano e ti pagano. Perché ricordiamoci anche questo, che il palco di internet, come tutti i palchi quando uno inizia, anche quando cominci nei palchi live, sono dei palchi che cominci a fare come investimento. Però internet ti chiede un investimento molto grande. Sì. Molto grande, una grande disponibilità di tempo, alle volte addirittura di risorse, di fatica. La fatica ci sta in ogni cosa. Internet ne chiede veramente tanta. E ti mette in competizione con, credo, troppe persone, perché ti senti in competizione col mondo, cioè. È un po' grande come fast program, no? In qualche modo. E quelle visualizzazioni, anche ammesso che appunto diventino tante, non... sono appaganti fino a un certo punto, perché poi quando arriva la padrona di casa a bussarti alla porta a chiederti l'affitto, non vorrà in cambio dei follower, vorrà degli euro se sei in Europa. Quindi c'è questo discorso del professionalizzare un determinato, ma non so, che chiamiamolo talento, chiamiamola visibilità, popolarità. E non è detto che internet ti consenta di sviluppare una professionalità, perché sei solo. Mentre nello spettacolo dal vivo, penso alla stand-up comedy, no? La stand-up comedy, tendenzialmente oggi, se uno mi dice voglio fare stand-up comedy, voglio provare a fare stand-up comedy, non ho dubbi nel suggerirgli. Vai in delle serate open mic, cioè, prova subito su un palco, buttati, 5 minuti, buttati, cioè, confrontati col pubblico, e nei una serata open mic ci sono dei colleghi prima di te e dopo di te, cioè, li vedrai e avrai dei feedback e vedrai delle persone in azione. Oggi lo youtuber, come si diceva una volta, il creator, come si dice adesso, è solo, è solo, vede quello che fanno gli altri, ma non ha un reale confronto. E anche il confronto online non è un confronto così diretto, perché i commenti sotto, tendenzialmente lo sappiamo, possono essere molto negativi, molto positivi, ma se io vedo un video che mi piace, alle volte ti clicco mi piace, per dire, in base al social, ma difficilmente se vedo una cosa che mi piace commento, eppure mi piace, col rischio che tu puoi avere molti più commenti negativi di quanto sia in realtà il feedback del pubblico. Sì. E in un pubblico dal vivo non è così, nel pubblico dal vivo c'è un collegamento con la realtà, cioè non hai un riscontro effettivo. Per questo molto spesso vedo i youtuber quando raggiungono dei numeri, poi vanno a fare degli eventi, delle fiere, vedono tutti questi ragazzini, rimangono loro i primi sorpresi da questo riscontro. Certo. Perché spesso tu hai passato il 99% del tuo tempo
chiuso in un posto dietro una telecamera, quindi senza avere riscontro da, da... Non solo, ma ti ritrovi su un mezzo completamente diverso, perché il palco live non è la camera nella tua cameretta, o come vogliamo chiamarlo, studio, dove sei, è un altro mezzo. E il risultato è che poi molte di queste di questi fenomeni, come vogliamo, spesso si sgonfiano. Se tu li sposti da dove si sono creati, si sgonfiano in televisione o dal vivo, si sgonfiano perché non ha, sono mezzi diversi, certo. Sono mezzi diversi. E oggi il vero problema è proprio il fatto che internet succhia molto più di quanto dà. È una guerra tra poveri. È una guerra tra poveri. A livello di creazione o di... A livello economico. A livello economico. Cioè, tu puoi essere molto popolare su internet e molto povero nella realtà. E questo rapporto, in generale, nessuna ipotesi di complotto, ma in generale, come, come funziona internet, non c'è alcun interesse di ribaltarlo. Internet ha tutto l'interesse che ci sia, internet è un concetto molto vago, mi rendo conto, ma insomma, che credo che ci stiamo capendo. Ecco, c'è tutto l'interesse a far sì che siamo tutti così impegnati a produrre contenuto gratuitamente. Sì, penso che poi non per forza ci sia il collegamento, visto che non ci sta un ente, un qualcuno che ti paga perché vede in te la tua bravura, ci sta proprio una skill a parte di riuscire poi a guadagnare tramite internet grazie alle tue skill, in base a, diciamo, il following che hai. Quindi ci stanno proprio due competenze che vanno parallele, cioè essere bravi in qualcosa e hai un riscontro effettivo dalle persone, però questo non per forza significa riuscire a guadagnare da quello, esatto, e sviluppare esatto. altre skill trasversali che ti permettono poi di guadagnare, mentre magari ipotizzo, se fai stand up comedian e pubblico così, se sei bravo, hai delle persone effettivamente ti vengono a vedere, questo vuol dire che vendi più biglietti oppure vai in televisione. Allora, diciamo questo, diciamo... in generale, anche voglio dire dalla mia esperienza, non è, niente porta necessariamente a qualcosa. Non necessariamente tutto si tramuta. Il punto è che oggi il web, la visibilità che può dare, la popolarità che può dare, la centralità che effettivamente ha, ha nelle nostre vite, non solo nel sistema mediatico, ormai proprio nelle nostre vite, la sua capacità di influenzare le nostre vite, i nostri comportamenti, è un po' la febbre dell'oro di oggi. Cioè, c'è questa idea ingenua che è già successa in passato, è già successo con molti altri, appunto, con la caccia all'oro in alcuni paesi in altre epoche, poi col cinema, la televisione, è sempre stato così, nulla di nuovo, non demonizziamo ovviamente quello che sta succedendo, certo. Però sta risuccedendo un'altra volta, ci stiamo ricascando. Il punto è che il web ha moltiplicato poi la forza di quell'illusione, perché effettivamente è molto più grande e vasto e fa girare la testa in qualche modo. È un nuovo metodo. Sì. Parlando sempre di questo mondo internet, mi è venuto pure in mente un argomento interessante, ovvero quello della comicità, delle battute, e nel particolare, non so se hai seguito la piattaforma Twitch, che a un livello di norme su quello che puoi dire e quello non puoi dire molto più rigido rispetto a YouTube. Sì. Quindi ci stanno determinati termini che non puoi dire, non puoi parlare di determinate cose. Sì. Una cosa che con cui con te volevo parlare era su determinati content creator, la maggior parte che ovviamente stando in live molto tempo vai a ruota libera giocando ai videogiochi oppure facendo talk show, e molto spesso capita, perché magari stanno tra amici, quindi ovviamente un conto che stai al bar con i tuoi amici, fai quelle battute, black humor, ti fai una gira e finisce là, un conto è poi stare su una piattaforma con migliaia di persone che ti vedono. Chiaro. Cosa ne pensi tu della, innanzitutto delle persone che creano contenuti, quindi streamer, youtuber, così, che fanno un certo tipo di umorismo, magari non essendo comici, forse la risposta saprò là, perché non essendo comici forse è là il problema, e poi anche su questa questione di bannare o comunque avere delle determinate policy che vietano di, a prescindere, di parlare di determinate cose. Allora, il discorso è ampio. Sì. Partiamo dal fatto che internet, le sue opportunità, i social
hanno cavalcato molto e in maniera molto retorica l'idea di libertà, sì, e ci hanno detto di essere editori di noi stessi. Niente di più sbagliato. Abbiamo bisogno che l'editore sia un altro, perché io credo fermamente nel confronto. Mm-hmm. Nel confronto con l'editore. L'editore può anche dire cose molto stupide, certo, e tu puoi essere in totale disaccordo con lui, ed è però questa cosa è importante. Deve esserci questo confronto, come deve esserci il confronto fra colleghi, come deve esserci il confronto col pubblico. Non è la libertà intesa, certo, come uno spazio infinito, non aiuterà mai la creatività, mai, mai, è solo il limite a stimolare, sì, la creatività. Ti sprona, diciamo, assolutamente. Io sono convinto che l'arte nasca dalla frustrazione e dalla repressione. Mm-hmm. I grandi artisti sono persone frustrate, represse da qualche parte, che incanalano quello che è frenato in loro nell'opera. Mm-hmm. In questo sono convinto. La libertà che internet ci ha in qualche modo illuso o dato non è utile alla creatività. Bene che ci sia un editore. Quindi io non entro nel merito di che cosa Twitch dica sia giusto o sbagliato dire. Okay. Riconosco a Twitch di svolgere un ruolo da editore, mm-hmm, e questo è un bene. Ma attenzione, l'editore, nell'imporre delle regole, nell'imporre una linea editoriale, ti chiede di rispettare degli oneri, mm-hmm, ma dovrebbe anche darti altrettanti onori. Mm-hmm. Entriamo nel discorso economico. Mm-hmm. Secondo me Twitch non paga abbastanza rispetto a quanto chiede ai propri streamer. Tu mi chiedi di non dire certe cose? Ok, quanto paghi questo mio silenzio? È questo il punto. È questo. La libertà è sempre un territorio in discussione, è sempre un territorio, sì, di compromesso. Non è mai definitiva. Okay. Non è mai definitiva. Io sono convinto che la libertà deve essere sempre qualcosa che vada conquistato. È il motivo per cui certe libertà di cui noi godiamo, mm-hmm, sono, lo diciamo sempre, un dono, un regalo. È vero. Certo. E per certi aspetti è quasi diseducativo. È bellissimo che noi abbiamo certi diritti, ma è quasi diseducativo che non dobbiamo riconquistarci. E infatti oggi ci accorgiamo come certi diritti non siano scontati e forse dobbiamo continuare a conquistarci e a presiedere su determinati temi, diritti, eccetera eccetera. Sembra che io, come dire, sia una persona avida, ma in realtà il tema economico è fondamentale, perché nel tema economico c'è e presiede il riconoscimento del lavoro e il riconoscimento del tuo tempo. E dici bene, gli streamer passano ore e ore e ore della propria vita lì, e, come dire, la banalità dice il tempo è denaro, è una banalità, è un luogo comune, ma come in tutti i cliché c'è qualcosa di vero. Secondo te il censurare, a prescindere, tu hai detto c'è un editore e ti confronti, mm-hmm, secondo me è importante anche questo passaggio, cioè, mm-hmm, il confrontarci e non... Non il subire o chinare la testa, ma il confrontarsi. Sì, però secondo me sarebbe anche più proficuo avere uno scambio da entrambe le parti. Esatto. Cioè, certo. Quindi bannare sì, però avere un confronto, un dialogo, invece di... Perché secondo me anche un po' lo stigma, cioè pensi che il bannare, il levare dal vocabolario determinate parole sia qualcosa che effettivamente funzioni, oppure semplicemente enfatizza lo stigma? Cioè, se tu dici non devi dire questa cosa perché significa questo. Non sono entrato appunto nel merito dei paletti di Twitch, anche perché confesso li conosco relativamente, o forse molto poco. Di una cosa sono certo: non esistono parole offensive. Noi stiamo parlando di Twitch, ma in generale... In generale, non esistono parole che non si possano dire. Esatto. Perché nessuna parola è offensiva, dipende dal contesto. Certo. E non c'è battuta senza contesto. È sempre il contesto a far sì che una parola sia divertente o quella stessa parola sia offensiva. La comicità è particolare, perché la comicità, la satira, tutto ciò che... usa il comico come registro, usa l'ironia, usa il paradosso, usa l'iperbole. Questo significa che la comicità non ha mai un senso letterale. Okay. Motivo per cui non puoi mai condannare una parola comica se usata correttamente, cioè in maniera comica, da un comico. Motivo per cui non possiamo affidare il ban a un algoritmo. Mm-hmm. Ben vengano gli editori, ma un algoritmo non potrà mai essere
un editore, certo. Perché è vero che l'essere umano soffre di stupidità naturale, ma l'algoritmo soffre di ottusità artificiale. Spesso quella che noi chiamiamo intelligenza artificiale è ottusità artificiale, soprattutto in temi di comicità, perché dobbiamo sofisticarli davvero molto questi algoritmi, certo, perché possano cogliere l'ironia, l'iperbole. Se noi immettiamo all'interno dell'algoritmo quella determinata parola e nel momento in cui riconosce quella parola banna, non abbiamo capito niente, è chiaro allora che per esempio non è possibile fare comicità online, perché se online gli editori online, le piattaforme online rispondono a degli algoritmi così ottusi, non sarà mai possibile fare comicità. E un'altra cosa che mi viene da pensare ora facendo questo discorso, dici molto spesso il comico, le battute comiche, ma quindi solo i comici possono parlare di determinati argomenti in un certo determinato modo, oppure uno, diciamo, va visto nella battuta, nel contesto, quindi... Allora, è chiaro che essere un comico, esserlo dichiaratamente, addirittura riconosciuto come tale, è già un contesto, fa di te stesso un contesto. Se io sono Ricky Gervais e salgo su un palco, sto già contestualizzando, so già. È il motivo per cui il comico all'inizio fa più fatica, perché ovviamente dovrà essere farsi riconoscere dal resto della società come un comico. Il resto della società possono essere le 10 persone in quel piccolo localino o la vasta platea di un video su Twitch o YouTube. È chiaro che questo non vuol dire, cioè non vuol dire deresponsabilizzare il comico. Attenzione, il comico ha una grandissima responsabilità, c'è un'etica professionale, chiaro. Quando un comico chiede di essere preso sul serio, e noi in Italia ne sappiamo qualcosa, quel comico sta violando la sua etica professionale, okay. Sta tradendo il suo giuramento di Ippocrate, che non so quale sia. Lo fate voi prima? No, qualcuno ha i suoi riti, personalmente no, ma so qual è l'etica del mio lavoro. Certo. E non ho mai... sottrarre, diciamo, da dire... No, non devi mai, assolutamente. In questo sì, certo, sei editore di te stesso. Devi avere un'etica. Quando un comico chiede di essere preso sul serio, sta tradendo se stesso, la musa, per usare un vecchio termine, il pubblico. Perché il comico non deve mai chiedere di essere preso sul serio, perché il pubblico non deve mai prendere sul serio un comico, mai, mai, mai. Nel momento in cui un comico chiede di essere preso sul serio, nel momento in cui il pubblico prende sul serio il comico, è finita, si crea un errore madornale che va immediatamente corretto. E sempre su questa onda, a me mi pare che ultimamente, cioè molto spesso, i vari litigi, le varie discussioni contro un comico, quindi partendo dal presupposto che il contesto è giusto, cioè lui fa il suo contesto, una battuta, quindi diciamo fa il suo ruolo, il suo lavoro. Però ci stanno, come spesso anche durante le lezioni abbiamo visto, quando il pubblico se la prende. Forse alla base c'è un problema, che non sappiamo gestire le emozioni noi pubblico, non riusciamo a capire che non è lui che sbaglia di una determinata cosa, ma magari sono io che mi faccio colpire da questa cosa e quindi me la prendo con lui. Però è qualcosa invece che devo gestire io. Sono d'accordo. Nel senso che io credo che parte del lavoro culturale che debba fare un'educazione emotiva nel poter stare in società, siamo animali sociali, così abbiamo deciso, sta non solo nell'impedire che gli altri ti facciano male, ma anche nello sviluppare tu degli anticorpi, delle difese. Quando un comico fa una battuta, se la sta facendo correttamente alla propria etica professionale, quel comico non ti sta offendendo. L'obiettivo del comico, anche del comico provocatore, e il comico provocatore mette in conto che ci sarà chi si offenderà, ma il suo obiettivo non è offendere, il suo obiettivo è divertire. Certo. Alle volte l'obiettivo del comico può essere divertire, cioè può trovare divertente il fatto che qualcuno si offenda e far sì che le altre persone... Bravissimo. Okay. Quindi, i comici, quando, ripeto, sono eticamente corretti, non stanno offendendo,
stanno cercando di essere divertenti, anche se sanno che quello che diranno non sarà divertente per tutti. Sì. Ma questo è inevitabile. Quando tu ti senti offeso a una battuta, in realtà stai commettendo tu un errore in un certo senso, perché quella battuta intanto non è rivolta a te, non dobbiamo personalizzare, non siamo il centro del mondo, nessuno di noi è il centro del mondo, quella battuta non ci riguarda, non siamo l'obiettivo di una battuta, anche perché dobbiamo smettere di pensare alle battute come delle armi d'attacco. Nel 99,9 se non nel 100% dei casi le battute sono degli scudi, sono pensate per la difesa, non per l'attacco. Okay. I comici non attaccano, il comico più aggressivo più è sulla difensiva. Sì. Non, vedi, è proprio un errore, è probabilmente anche un problema di alfabetizzazione, non solo emotiva ma anche culturale nell'interpretare la comicità. Ci stiamo tutti quanti concentrando sul significato letterale delle parole, ma in comicità se guardiamo al significato letterale delle parole non stiamo capendo nulla, stiamo veramente gli analfabeti. Poi secondo me anche internet non ci sta aiutando. Io per niente, per niente. Penso che ormai, l'hai capito, sono fan di Giordese. Uno delle sue puntate su Netflix, mi sembra, parlava di come su Twitter, sì, le persone che vanno sul suo profilo per lamentarsi dei suoi tweet, stava dicendo è come se io vado in piazza, ci sì, sta un certo poster con lezioni di chitarra, tu chiami brutto stronzo, non mi piace un cazzo, cioè è assurdo. Assurdo. Sono d'accordo con te. Vedi, l'unica cosa sulla quale mi sento in un certo senso di eccepire, non è che internet non ci sta aiutando, siamo noi che non è internet il responsabile, sì, no, siamo noi che non lo sappiamo usare. Certo. Non lo sappiamo usare. È come col fuoco. Quando abbiamo scoperto il fuoco, come esseri umani intendo, io e te siamo nati che già l'avevano altamente scoperto. Da un bel po'. Quando abbiamo scoperto, adesso non mi ricordo esattamente le date, ma lo ricordo di averle scoperte qualche millennio, però. Ma adesso magari sto sbagliando, però a livello proporzioni più sì, o meno è corretto. Noi abbiamo tipo scoperto il fuoco, ripeto, dico numeri a caso, 600.000 anni fa. Ci è voluto un po' di tempo e abbiamo imparato a usarlo 300.000 anni fa. Cioè ci abbiamo impiegato 300.000 anni per capire come fare a non bruciarci. Io con internet mi auguro ci metteremo meno tempo, però è evidente che siamo di fronte alla stessa cosa. Abbiamo scoperto un fuoco con il quale è giovanissimo, è davvero giovane, non possiamo colpevolizzarci più di tanto, è così, siamo, e noi esseri umani ci mettiamo un po' ad apprendere, ci sta, è nella nostra natura, è nella nostra natura. Ancora non abbiamo imparato a usare questo fuoco che si chiama internet. In futuro impareremo, credo, a usarlo e sarà meglio. Adesso invece ci stiamo bruciando vivi. E poi un'altra considerazione mi ha fatto fare quando stavo guardando Joan Rivers, sì, certo, una comica statunitense che ormai sta sui 60-70 anni. No, ma è morta, è proprio morta. Okay. Sì, sì. Allora, il video però che stiamo vedendo era circa 60-70, aveva credo più di 70 anni, sì. Comunque, diciamo una settantenne, una cosiddetta comedy legend negli Stati Uniti. E stava facendo un pezzo in cui il personaggio era le stessa, certo, stava ironizzando sui suoi aspetti negativi, cioè ovvero che odiava gli esseri umani, e si sentiva una diva quando in verità stava facendo un pezzo comico in una diva sfigata e mi piaceva questa cosa, e perché a un certo punto tu hai detto che nonostante lei a livello empatico sentiamo che comunque sta male, cioè comunque certo, non è una persona felice, esatto, il fatto di stare davanti a un pubblico, su un palco, a scherzare su quella cosa è segno di grande forza, certo, quindi vuol dire che alla fine per essere veramente effettivamente un comico e mostrarsi così deboli bisogna essere tanto forti, come se noi stessimo esorcizzando un po' le nostre paure. Sì. I nostri problemi, sì, le nostre insicurezze. Io sintetizzo sempre, ma la trovo una sintesi abbastanza efficace. La stand-up comedy vuol dire sputtanarsi. In inglese c'è una parola molto azzeccata, secondo me, che è self-deprecation. Rende molto bene l'idea. Sì. Scarnarsi proprio davanti agli altri. Sì. E appunto è l'esatto contrario dell'offendersi, perché il comico è quello che saprà dire su se stesso la cosa più pesante che nessuno potrà
ma neanche solo pensare nei suoi confronti. È il motivo per cui i comici non dovrebbero mai offendersi, perché qualunque cosa ti dica qualcuno, tu sarai sempre in grado di dire una cosa su di te molto più pesante di quella, certo, che ti hanno appena detto. E immagino che sia poi un processo, cioè per arrivare al punto di squagliarsi vivo, fino a quel punto, cioè devi un po' crescere e fare esperienze per arrivare al punto proprio di denudarti davanti a tutti. Sì. Tu come l'hai vissuto? Cioè, è stato complicato? Pensi di essere arrivato al punto in cui sei tranquillo e sereno al 100%? No! Oppure... Non si sa, non si è mai tranquilli e sereni al 100%, ed è proprio questo non essere tranquilli, non essere sereni, che tu metti sul palco. Se noi fossimo sereni non avremmo non solo bisogno di andare sul palco, ma non avremmo l'ispirazione, appunto, non avremmo quella frustrazione e quella repressione di cui parlavamo prima. È chiaro che è il fatto di non essere sereni che ispira quello che uno stand-up comedian fa sul palco. Come ci si arriva? Ci sono state le fasi per te? Sì, è chiaro che è anche un percorso di crescita individuale prima ancora che professionale. Insomma, io credo che nessuno sia totalmente a posto con se stesso, no? Ciascuno ha i suoi gradi di insoddisfazione, ma chi più chi meno, tutti abbiamo dei conti in sospeso con noi stessi e quindi poi di conseguenza con il resto del mondo. Io così, molto superficialmente, senza scendere troppo in profondità, ma è chiaro che già sono, no, l'accettazione del proprio corpo, certo, nel mio caso un corpo molto basso, forse troppo basso, e con questa voce per giunta è la prima cosa con cui fare i conti, e poi devi fare i conti con tutte le tue insicurezze, complessi, fragilità, e in questo, ed è di questo che si nutre la mia stand-up comedy, in generale la stand-up comedy, in generale l'arte. Uso questi termini, arte, artista, perché sono convinto che siano corretti. Ci tengo a dire che quando li uso, quando li visualizzo in testa, la è sempre minuscola. Non considero l'artista qualcosa di... L'artista è qualcosa, è qualcosa che è sempre esistito, sempre esisterà, anche se è un po' una razza in via di estinzione, proprio perché molti, anche che magari non possono avere un potenziale artistico, si bruciano vivi con i social. Non voglio personalizzare quello che sto dicendo, e quindi non dirò il nome, anche se magari sarà chiaro, perché ci tengo, non è una critica nei suoi confronti, è un'osservazione che vale per lui come per molti altri. Quando c'è stato un cantante molto famoso, e uso la parola cantante però con delle virgolette, e arriveremo a capire perché, che ha scoperto di essere afflitto da una grave malattia, lui l'ha immediatamente condiviso sui social. Questo certifica il fatto che quel cantante non è un artista, e quindi non è un cantante, perché l'artista incanala le sue esperienze, comprese eventualmente la malattia e tutto ciò che la malattia genera, in un'opera. La elabora in un'opera d'arte, in qualcosa di compiuto, cosa che una stories su Instagram non è. Parlare un po' di a livello personale, mi sono reso conto ultimamente, scusami, tengo a dirlo, perché certo, magari è un grandissimo comunicatore, ma non un artista. Scusa. No, ci tengo perché appunto poi si rischia appunto di personalizzare, di pensare. Non è una critica, è una valutazione. No, ma era a terzi, quindi non era... Sì, no, perché è chiaro, no? Appunto, per il famigerato discorso che sui social è facile di contestualizzare, prendi la frase, tic, ecco. Invece no, a livello personale voglio dire, io mi sono reso conto che molto spesso il mio fare ironia era un meccanismo per quando stavo a disagio, come un meccanismo di difesa. Cioè molto spesso entravo in un'aula, in una stanza, facevo una battuta, certo, e con il tempo mi sono reso conto che questo è un meccanismo di difesa. Cioè quando mi sento in qualche modo possibilmente attaccato, oppure a disagio, oppure, certo, insicuro, certo, è un meccanismo di difesa. Certo, è il discorso che ti dicevo prima, dobbiamo smettere di considerare le battute come qualcosa contro. Non esistono le battute contro, esistono le battute su, le battute sono difesa, il comico è in difesa, non è mai all'attacco, perché le battute, ammesso che siano armi, sono le armi più spuntate nella storia dell'umanità. Cioè la ghiaia è un'arma migliore delle battute.
Quindi davvero è un errore di valutazione ogni volta che consideriamo una battuta contro qualcosa. La comicità è anche uno strumento di difesa, è soprattutto uno strumento di difesa, è qualcosa che noi abbiamo per elaborare, per esorcizzare, per riuscire ad accettare o a dire l'inaccettabile e l'indicibile. Questo fa la comicità. E ci sbagliamo ad offenderci per quello che dice un comico e ad accusarlo, perché se quell'uomo o donna è un comico perché appunto rispetta eticamente il suo lavoro, è perché è una delle persone più fragili che esistano al mondo, e quindi è inutile che fate gli offesi, perché se quella persona fa ridere vuol dire che una persona è molto più fragile di voi e vi sentite offesi. E ora sto per starlo in diretta in questo podcast. Vedi, il ridicolo mi perseguita. Vi ho offerto un bellissimo assist, perché la prossima domanda e adesso focolaio, tra l'altro, sì, vedi droplet qualcosa. Vedi droplet. Robin Williams, abbiamo visto un video a lezione di un suo pezzo che parla di alcolismo, sì. E lui era un alcolista, era un alcolista. E ovviamente lui si è suicidato. E mi ha offerto... è divertente questa tua ovviamente. Cioè, non perché un alcolista necessariamente poi si suicida. No, perché nel discorso che sto facendo, ovviamente. Sì, sì, no, scherzo. Sì. Dico ovviamente perché quello che ora voglio parlare riguarda proprio sulla essere sensibile, essere soffrire. Può essere che proprio le persone che ci fanno più ridere, che vediamo che fanno quelle risate più grandi, forse sono proprio le persone che stanno soffrendo di più. Cioè, il fatto di arrivare a essere così bravi comicamente non per forza, però può essere un segno di una grande senso di tristezza, e quindi guarda, va in contrasto. Sono convinto, potrei dirti, lo so, anche se sembra un modo un po' così, come dire, vabbè, insomma, le persone ciniche sono i veri empatici. Non puoi essere davvero un cinico se non provi empatia. Diffido sempre delle persone che appaiono empatiche, mentre sono certo che le persone ciniche, autenticamente ciniche, abbiano una spiccata sensibilità. Magari sono molto inabili a dimostrarla, e quindi il loro modo di dimostrarlo è molto contorto. Ma il cinismo nasce da una profonda empatia, da una grande fragilità, e per proteggerti, che è una cosa che tutti dobbiamo fare, proteggerci, l'istinto di autodifesa è la cosa più umana, è tra le cose più umane che abbiamo, sviluppiamo il cinismo. Ma il cinismo è qualcosa che sviluppi nel momento in cui tu sei una persona dalla spiccata sensibilità. Quindi diciamo è come se apprezzi così tanto la debolezza, non apprezzi, sei così tanto esposto, esatto, sei così tanto esposto alle emozioni e sei così fragile di fronte al mondo che hai necessità, una salubre necessità, per non soccombere alle emozioni, di sviluppare un distacco, in questo caso un distacco cinico. Ma il cinismo, quando è autentico, quando non è un esercizio intellettuale, ma appunto è autentico, viene dal cuore, non fa di quella persona una persona cattiva. Al contrario, probabilmente è la persona che può capire e sentire più di chiunque altro, ed è per quello che è una persona cinica. Bellissimo, ti ringrazio per questo episodio. Grazie a te. Grazie a te.